Ciao a tutti, benvenuti in questo Get Ready With Me. Allora, siccome sono leggermente in anticipo e non so come fare a fare ritardo, ho detto giriamo un video Get Ready With Me. Credo di non essere più in anticipo perché sento i cani che abbaiano, quindi penso sia arrivato Lorenzo, ma non fa niente. Allora, intanto che spulcio, io vi parlo e mi preparo. Oggi è venerdì 27 ed è il compleanno di Lorenzo. E dobbiamo andare a cena fuori. Io non so che cavolo mettermi perché oggi è una di quelle giornate in cui mi sento una cessa stratosferica. Penso sia una giornata che capita a tutti. E probabilmente sto ancora in fase, cioè canottiera, perché non so che mettermi. Mi sono messa solo un jeans con le scarpe, però tutte le maglie che ci metto sopra non mi piacciono. E siccome non mi va di togliere le scarpe e i jeans, penso adesso andrò di là e metterò la prima maglia che mi capita sotto mano. Comunque sto utilizzando come base il fondo di Kiko, che è l'Universal Fit, ed è uno dei miei fondotinta preferiti perché è super economico, costa tipo 5,90 euro, 5,50 euro, e come vedete è molto coprente, mi piace veramente tantissimo. Tra le altre cose, come vedete, ho tagliato i capelli, ve l'avevo detto anche nel video dell'extension, e li ho scuriti. Veramente io volevo tonalizzarli, cioè fare un color cioccolato. E la signora del negozio dove prendo le tinte, quelle diciamo professionali, ho portato proprio la striscia dell'extension e mi ha detto: "Ah, questo è un castano." Gli ho detto: "È un 4, mi fa." Gli ho detto: "Ma sei sicura?" Perché io quando, insomma, le ho ordinate e mi hanno detto che, cioè, lì c'era scritto che era un cioccolato, quindi dovrebbe essere tipo un 4,8, qualcosa del genere. No, no, te la dico io, un 4, guarda, ti faccio vedere la tabella. Vabbè, è stata bella. Effettivamente era uguale. Poi lo sono andata a fare, cioè ero molto più scura di così, ero nera, cioè già ancora sono nera. Solo che sto utilizzando lo shampoo alla camomilla e sto facendo degli impacchi con la camomilla per schiarirli un po', perché cioè sembro veramente Morticia. Ora, stava bene se eravamo sotto periodo di Halloween, ma Halloween è passato già da un mese, quindi non mi pare il caso. Ok, dopo aver fatto la base vado a correggere un pochino le mie occhiaie con un correttore aranciato, vado ad utilizzare la mia palette dei correttori di MAC e vado a prendere l'NV25 e l'NC30, io li mischio sempre assieme e vado a correggere queste occhiaie mostruose che stamattina quando sono andata a truccare erano borse, cioè tanto WhatsApp, va. Erano borse allucinanti, cioè praticamente ieri mi sono svegliata alle 5 perché dovevo attaccare presto al lavoro, che avevamo un ordine da fare abbastanza grande, e ieri sera sono andata a dormire tardi perché stavo guardando il Grande Fratello. E sì, lo so, adesso tante rimarranno scioccate. Oddio, guarda il Grande Fratello. Sì, quest'anno in particolar modo ci sto sotto. E io dovevo vedere assolutamente la sorte di Federica, che ormai è entrata in my heart. My heart, non dire heart. E quindi dovevo vedere insomma la sorte che l'aspettava. E alla fine è andata in finale, alla faccia di tutti quei babbioni che sono rimasti in casa, tra cui metto Rebecca, Alessandro, Manfredi e le stregacce che stanno fuori. Nel frattempo, per illuminare un po', vado a applicare questo correttore della Deborah, che è il Dress Me Perfect ed è il numero 01 light beige, che è veramente molto bello. E quindi niente, ho fatto tardi per guardare il Grande Fratello e anche perché volevo aspettare la mezzanotte per dare gli auguri a Lorenzo. Vado a sfumare bene. E quindi niente, praticamente sono andata a dormire tipo a mezzanotte e mezza. Che alla fine poi, cioè,
Avevo visto il televoto di Federica che alla fine era andata in finale, ma non sapevo come sarebbe proseguita, no? Se fosse rientrata in casa o se fosse andata in garage con Simone. E invece alla fine è andata in garage con Simone. Sono proprio contenta. Spero che vinca lei, questo grande fratello. Lo spero veramente. Ok, vado a fissare tutto con la cipria di Elf, la HD Powder. Vedo dei riflessi rossastri biondati, quindi i capelli si stanno schiarendo, meno male, va? Cioè mi stanno prendendo proprio gli scompensi mentali questo fatto. Volevo quasi tornare in negozio e uccidere la signora che mi ha dato la tinta e dirle: te l'avevo detto io che ero un cioccolato! Comunque, avete visto, ho tagliato i capelli, ho fatto questa pazzia, però andava fatto perché erano un po' rovinati tra chatouche, chatiche, eccetera, eccetera, quindi via, dato un bel taglionetto, l'ho tagliato tanto così, tipo. E poi vabbè, ricrescono, dai. Ok, adesso vado di contouring con la mia nuova compagna di giochi, che è la palettina per il contouring della Deborah. E vado a prendere veramente pochissimo di questo scuro perché, come ho detto nel video, è super pigmentato. Cioè, guardate, ne ho preso appena una punta, ci cioè ho fatto così. Ok, cioè, è veramente qualcosa di fenomenale. E con quest'altro vado a sfumarlo bene. Tutto ciò poi, cioè mi sono bruciata qui una mano ieri con il ferro, quello per fare i boccoli, molto simpatico, cioè mi sono cotta un dito e adesso con la piastra, mentre davo una botta ai capelli, non è che ho sbattuto con la piastra, però con il calore con il calore dei capelli si è andato a risvegliare il dolore. Vado a mettere il fardo, utilizzo questo qui di H&M che è il numero 12. E faccio sempre queste facce da ebete quando metto il fardo e poi ne abuso di fardo e sembro una sparaflisciata. Questo ciuffo orribile. Questi sono i postumi della frangetta. Vabbè. Le mie occhiaie sono abbastanza persistenti, quindi ci vado a mettere un po' di cipria colorata nella speranza di andare a parare un pochino, ma abbiamo solo peggiorato la situazione, ormai lasciamo stare. E dopo 5 anni non penso farà caso a queste cose. Un sopracciglia. Che poi tra l'altro oggi, perché visto Facebook ci dà i ricordi delle foto che abbiamo postato, ho trovato, cioè praticamente mi ha dato il ricordo di un trucco che feci agli inizi proprio. E niente, praticamente ho trovato la foto di questo trucco e delle mie sopracciglia che erano tipo così, cioè erano strafine, una cosa atroce. Quella foto è da rimuovere, cioè sicuramente. Ah, vado a fare le sopracciglia con questo ombretto qui da questa palette della Too Faced, che è il Sexpresso.
Dico sempre in tutto ciò, però vabbè, abbonatemelo. Oggi non so che cosa è successo in me, i miei ormoni stanno impazzendo e no, non vi preoccupate, non sono in dolce attesa. E, cioè, ho voglia di dolci in una maniera allucinante, mi sono tipo sfondata tra biscotti, poi ho detto ma sì, facciamo anche un ciambellone, quindi mi sono mangiata anche due fette di ciambellone, però sti cavoli, insomma, il bello della vita è magnano, quindi mangiamo responsabilmente, possibilmente, e basta. Se ridico un'altra volta in tutto ciò, giuro che mi do una testata da sola, cioè lo giuro. Comunque, al posto di tutto ciò usiamo comunque, vado a utilizzare la matita 0%, insomma quella pura di Deborah, nella rima infrasciliare. E devo dire che per essere una matita che non ha schifezze all'interno, è fantastica, c'è una scrivenza veramente incredibile. È molto bella. Ah, per Natale pensavo di fare dei giveaway, visto che sono tipo 15 anni che non ne faccio uno, e volevo farne uno qui su YouTube. Uno su Facebook, un altro su Instagram, in modo da poter accontentare tutte quante. E pensavo appunto di fare dei giveaway, visto che la Deborah mi ha mandato anche un sacco di cose nuove che avete visto nel video precedente, non credo l'ultimo che io ho fatto. E non uso tutte quelle cose, ragazzi, anche perché cioè, c'ho un botto di trucchi che stanno a posto anche le mie nipoti e quindi volevo fare un giveaway. Non fate caso a che cosa sto creando perché no, non lo so neanche io che cosa sto andando a combinare. Ecco, vorrei qualcosa di magari leggero, se avete di farti l'effetto panda. E niente, vediamo un po' che ombretti utilizzare. Allora, utilizziamo la Naked 1 e vado a prendere Sidecar, che è il mio preferito dalla Naked. E vado a prendere Sidecar nella speranza di non spiaccicarmi tutti i brillantini sulla base. Scuoti, ok. Sto mettendo dal lato giusto, sì, no, perché stai un po' rimbambita oggi, Claudia. Cioè, questo ombretto è meraviglioso, io lo adoro. È il mio preferito in assoluto tra tutti gli ombretti che ho. Perché comunque un nude lo utilizzo sempre, cioè sempre, spesso, e molto spesso la scelta ricade proprio su lui, che è di una bellezza unica. Cioè, già questo da solo, secondo me, è meraviglioso. Comunque, pensavo fosse arrivato Lorenzo, invece no. Le ore sono le 7:30, no, le 7:40. Io ho prenotato per le 8:30, quindi va bene. Sono in perfetto orario. Stranamente. Più quello pare che sta a fa l'acqua perché stranamente Claudia è in perfetto orario. Non ci si crede. Ah, poi ho tagliato i capelli anche perché
nell'anno che verrà avrò diversi matrimoni e quindi vorrei arrivarci con dei capelli decenti e possibilmente un po' lunghetti, cioè non voglio essere a peronzolo, però qualcosa di carino da poter sistemare un attimo, ecco. Adesso si entra nelle cerchie in cui gli amici di Lorenzo si sposano, nelle cerchie, nel periodo della vita, no? In cui gli amici di Lorenzo si sposano, le mie amiche si sposano. Oh, che bello! E io non mi sposerò mai, sappiatelo. Resterò zitella a vita. Zitella no, però spero almeno. Spero almeno quello di non rimanerci, eh. Tutto ciò, questo video è tutto ciò, ecco, adesso vado a dare una testata, cioè vi prego, stoncia, basta, ok, ah, mi sono fatta pure male, vabbè, ok, una cosa abbastanza leggerina, vado ad applicare l'illuminante dalla mia compagna di giochi Palette Contouring di Deborah. Questo illuminante è bellissimo. Come vedete è molto molto luminoso, però delicato, cioè non è quell'illuminante con i pezzettoni di glitter che io odio. Sotto per dare comunque una continuità. Oh yes. Ora prendo un ombretto nero, vado ad utilizzare questa è la nuova collezione Party, come si chiamava? Midnight Party della Deborah, che è il numero numero 1, che praticamente è argentato e nero. Io mi servirò solamente dell'ombretto nero per andare ad intensificare la mia rima infracigliare dove prima avevo applicato la matita. Diciamo che quando devo fare questi trucchi così abbastanza naturali vado sempre prima di matita per rendermi conto più o meno dell'intensità, no? Cioè, come se fosse una sorta di linea guida. Sto pensando che io adesso non ho fame, grazie, ti sei scofanata di dolciumi e biscotti, voglio dire, se avevi anche fame, cioè. So, mancava solo che avevi fame. Guardate che qua ho fatto tipo un po' Madre Orfei. Pace all'anima sua. Ok, io direi che mi sta bene, non volevo cose chissà che. No, la matita nera dentro non la voglio mettere perché non voglio. Piega ciglia. Se riesco volevo farmi pure il tatuaggino di quelli là della Debbie. Però in tutto ciò devo vedere che cavolo mettermi. Se ti fai il tatuaggio e poi ti metti un dolce vita, mi sembra una cavolata. Vado ad utilizzare il Divine di Deborah. Bellissimo questo mascara.
oggi sono stata dai cinesi che dovevo comprare il mouse perché il mio praticamente è morto ieri e dovevo editare i videovlog e niente, praticamente ho abbandonato il vlog perché io non riesco a usare il mouse del portatile, cioè veramente io odio il mouse del portatile. E quindi ho detto, vabbè, domani vado a comprare il mouse e poi editiamo. Utilizzo sempre l'illuminante sulle guance. E ho preso dei pirottini per cupcake perché voglio fare i cupcake segnaposto per Natale. Quindi preparatevi a tanti video carini che faremo per Natale. Sto ciuffo veramente non si può guardare. Comunque io abbonderei un po' di blush. Cioè, odio questi capelli. Vabbè, mo dopo ci do una sistemata. Sulle labbra voglio applicare niente, applico solamente il Pillow Lips della Neve Cosmetics perché ce l'ho secchissime col fatto che la mattina esco presto, che tra l'altro mi si è pure rotto, esco il resto di casa, freddo, e se vado ad accendere i riscaldamenti della macchina, la macchina è fredda e quindi ho le labbra strasecche, necessito di uno scrub e di un po' di idratazione. Quindi penso lascerò le labbra così anche perché per mangiare è un po' complicato. E niente, questo Get Ready With Me finisce qua. Più che Get Ready With Me è stato un video chiacchiericcio, io mi preparo. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!